Sarà finalmente risolto il problema della strettoia della declassata in corrispondenza dell'accesso al ponte che supera la rotatoria di Viale dell'Unione Europea. La Giunta Comunale di Prato ha infatti approvato ieri mattina, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis, il progetto definitivo per il raddoppio della declassata all'innesto con la seconda tangenziale, in pratica il tratto che va dal distributore al viadotto. Si tratta di un'opera importante, ha affermato l'assessore Valerio Barberis, che serve i comuni di Prato e Agliana ed è un nodo fondamentale tra la declassata e la seconda tangenziale. Il costo dell'intervento è di 300.000 euro, finanziato dalla regione, dalla provincia e dal comune. Le lavorazioni si suddividono in due fasi. Nella prima sono localizzate all'esterno della carreggiata da entrambi i lati e prevedono l'allargamento della carreggiata stessa. Nella seconda fase, invece, il traffico stradale verrà deviato nella parte di carreggiata di nuova realizzazione e si procederà alla sistemazione della parte centrale della piattaforma che comprende la strada attualmente esistente.